Ciao ragazzi, un saluto da Mr. Crypto. Allora, in questo video qua andiamo a vedere la nuova strategia doppio piramidale. I ragazzi della Chat Strategy la settimana passata hanno tirato fuori questa nuova strategia doppio piramidale e spiegano esattamente come si effettua la strategia. C'è scritto nel messaggio pinnato del loro gruppo Chat Strategy su Telegram, oltre dove troverete i vari link per registrarsi sia su Binance che sul bot e per prendere il vostro tutor personale gratuito. Ma andiamo a vedere appunto lo sviluppo di questa strategia piramidale doppia e la sostenibilità di questa strategia. Andiamo a vederla direttamente qua. Questi sono tutti quanti bot aperti su diverse coppie con la stessa strategia su questo profilo qua. Allora, vi dico subito, tanto per incominciare, non è una strategia che tutti possono sostenere. Perché? Perché bisogna fare due bot piramidali contrapposti con minimo 25 extraordini, a distanza di step extraordini abbastanza elevati, comunque di 1,8 come lo uso io, ma anche di 2 tranquillamente. Cosa succede? Che se si dovessero sviluppare i 25 extraordini di una strategia, è ovvio che serve copertura. E se si sviluppano 25 ordini di tutte queste strategie, è chiaro che purtroppo portafogli piccoli non la possono realizzare. Quindi si consiglia di effettuare questo tipo di strategia solo per portafogli di un determinato valore. Non posso dire che uno che ha 1000 euro vuole metterli tutti dentro questa strategia non possa farlo con una sola coppia. Però non, il significato dell'utilizzo di questo bot è un altro completamente. Bisogna fare tanti piccoli movimenti per avere tanti piccoli utili costanti nel tempo per crearsi una rendita. Quindi questa strategia è bene che la faccia solo chi ha portafoglio a sufficienza. A mio modo di vedere, un portafoglio sotto i 5-6 mila euro non si deve neanche avvicinare. Poi se vuole provarla, è libero di provarla. Comunque, andiamo a vedere come funziona la strategia piramidale. Allora, andiamo a vederla su queste coppie di bot. Qua Bitcoin Perle ho scelto fra tutte quante quelle che ho aperto e Perle è una coin ad alta volatilità e il sistema di default non ti permette di fare un bot più basso di Take Profit 0.8. Io allora li ho voluti provare tutte e due, quello con Take Profit 1.5 e Take Profit 0.8, due doppi piramidali contrapposti su stessa coppia. Andiamo a vederli uno per uno. Partiamo dal Bitcoin Perl Long Piramidale. Il Long Piramidale 25 extra ordini con 1.8 di SEO e di Take Profit 1.5 ha il suo contrapposto che è questo, che è il Bitcoin Perl Short Piramidale da 1.5. Questo è il piramidale short contrapposto al long. Quindi andiamo a vedere come funzionano e così andiamo a vedere anche come si preparano. Quindi io ci clicco dentro, il mio è già pronto e operativo. Siamo proprio dentro la pagina del Bitcoin Perl Long 1 piramidale con 25 extra ordini, 1.8 di SEO, differenza tra gli extra ordini e di Take Profit 1.5, e dal grafico vediamo appunto come lavora questo bot. Vediamo che ha piazzato il primo first order quassù in alto, ha cominciato a piazzare l'extra ordine 1, il 2, ha abbassato il Take Profit, l'ha portato qua, che inizialmente di sicuro era sopra il first order sicuramente, e poi ha cominciato a piazzare gli extra ordini in basso qua sotto fino a questo, piazzando il take a profit qua. Quindi se dovesse mai piazzare il prossimo extra ordine qua sotto, il take a profit da qui me lo porterà più basso qua sotto e continuandolo ad abbassare. In questo momento, se Perl va su e vola verso il take a profit, mi va a chiudere il take a profit facendomi guadagnare di questi extra ordini piazzati qua sotto aumentati di martingala. In questi vado in perdita, ma ovviamente qua ne ho di più e aumentati di martingala guadagno di più. Tenete presente che dall'altra parte io ho la strategia contrapposta che sta lavorando e sta guadagnando, che adesso andremo a vedere. Sotto andiamo a vedere come ha piazzato gli extra ordini. Gli extra ordini, appunto, lui è piazzato, come vedete, è partito con i primi al prezzo che gli abbiamo detto e ne piazza 882 e poi ha cominciato ad aumentarli di martingala e più va su e più ne piazza. Per questo che vi dico che è una strategia che va usata per chi ha copertura, perché capite che qua siamo solo al sesto extra ordine piazzato, o al settimo, sta piazzando il settimo. Se arrivo al ventesimo, io qua mi ritrovo che mi piazzerà probabilmente 5.000 e quindi devi avere la copertura per poterla sostenere.
Andiamo a vedere subito come si fa questo bot. Quindi io metto sulle impostazioni, mi dice che sono dentro Binance, che la coppia mia è Bitcoin Pearl, mi fa vedere il grafico con le varie informazioni qua di lato, e noi andremo a fare così. La strategia va fatta uguale identica sia sul long che sullo short. Quindi se questo è long e lo abbiamo fatto con take a profit 1.5, la scommessa, lo step da 1.8 con 25 extra ordini che sono qua, uno piazzato alla volta, e dentro l'impostazione abbiamo messo entra a prezzo di mercato, martingala 1.05, non abbiamo fatto niente di altri filtri. Mentre abbiamo fatto questo bot, dobbiamo aprirgli il contrapposto a questo bot, che non è il long ma è lo short. Quindi mentre abbiamo visto il Bitcoin Pearl long piramidale da 1.5, gli andiamo a aprire il Bitcoin Pearl short piramidale identico 1.5. Lo apriamo ed andiamo a vedere come sta funzionando. Vi ricordate che l'altro era tutto completamente disteso? Ok, questo bot ovviamente, essendo che il contrapposto, lavora al contrario. Quindi pur essendo identico di impostazioni, lui piazza il primo ordine, ha piazzato un extra ordine qua sopra, ok, e ha messo il take a profit qui sotto. Come vedete, ci stiamo muovendo rispetto all'altro, ci stiamo muovendo sugli stessi identici valori, ma io ho un take a profit leggermente più sotto qua, l'altro me lo piazzava leggermente più sopra, qua sopra, e quindi avendo un take a profit qua su e uno qua sotto, io mi muovo con due bot all'interno di questa forbice. Quindi mentre questo sta guadagnando, l'altro sta piazzando gli extra ordini. Ed ecco che qua sotto vedremo appunto che questo ha piazzato solo il primo ordine e due, sta piazzando un primo extra ordine e l'altro un secondo. Il long rispettivo, se ben vi ricordate, ne aveva 7. Quindi io in questo momento ho 9 extra ordini piazzati solo su Pearl contro Bitcoin. È questo che voi dovete capire, che questo bot si lavora all'interno di una forchetta. L'altro lavora da qua e copriva più o meno fino a qui. Questo sta coprendo da qua e va a guadagnare qua sotto. Cioè io guadagno da questa forchetta, da questa linea, a quella che vedevo prima, che più o meno era qua. Quindi in questo margine di movimento il bot lavora con il contrapposto. Ed ecco che quindi noi così abbiamo una strategia piramidale contrapposta. Possiamo farla per qualsiasi tipo di nostra coin, per qualunque, come qua vedete, possiamo farla per qualsiasi nostro progetto. Questa strategia funziona per qualsiasi progetto, ma ricordatevi che potete usarla solo con portafogli di un certo valore. Vi dico ad esempio, questo portafoglio qua che vedete, questa immagine qua che vedete, è stata realizzata su un portafoglio che comunque è vero che ha quasi 10.000 euro sopra. Ma è anche vero che in media, utilizzando questa strategia, e non strafà, perché vedete che gli importi sono da 0.13, io dico sempre che 0.15 è un minimo da tenere, quindi che non strafà, ma garantisce circa 1,3 euro all'ora, che sono circa più o meno poco meno di 30 euro al giorno. È una strategia stabile, tranquilla, che però porta circa 28 euro, facciamo, al giorno, che sono poco più di 850 euro al mese. Quindi per chi vuole stare tranquillo con un buon portafoglio, questa è una buona strategia. Vi do già una chicca e ve la dico: all'interno di una strategia con take a profit 1 di qualsiasi coppia si può andare ad infilare una strategia con take a profit 0.2 identica, ok? Identica, e torniamo a vedere qua, identica, e vi dico il perché. Se io dentro questa forchetta, come abbiamo visto prima e spiegato prima, coperta già da un bot che lavora con take a profit 1.5, come questa strategia, dentro ci vado a mettere due bot identici, long e short piramidali contrapposti, ma con take a profit 0.2, io avrò una strategia velocissima con take a profit bassissimi, ovviamente bassissimi, ma che lavorano a un mini movimento di 0.2, mentre questa deve aspettare un movimento dell'1.5, e quindi il contrapposto sempre 1.5, vuol dire che noi lavoriamo
lavoriamo dentro una forchetta di 3%, di un movimento del 3% noi guadagniamo, ma è alto il 3% di movimento per avere dei guadagni forti. Se noi qua dentro ci andiamo a mettere un bot identico a questo, ma con take a profit 0.2, noi ci muoveremo all'interno di una strategia 3%, ci muoveremo con dei bot che chiudono a 0,2, cioè velocissimi. È un modo per aumentare i guadagni all'interno di una strategia che invece è lenta, che è lenta. Come vi ho fatto vedere prima, questa immagine qua è fatta da una strategia lenta. Quindi che cosa faccio io per velocizzare? Ci piazzo i 0,2 dentro, questi, i 0,2, questi, i 0,2, questi. Sono bot molto veloci che ti danno piccoli margini, ma te li danno. Gli altri lavorano e quando lavorano poi ti vanno a chiudere cose tipo 2,61, ok? O 0,78 perché è normale, quelli piccolini da 0,2 ti vanno a chiudere più veloci, più veloci. Ed ecco che è vero che hai impegnato il doppio del capitale, perché è vero, ma qua dentro ti trovi, dentro questa forchetta qua, ti muovi con dei bot velocissimi che ti portano dei grandi guadagni. Ed ecco che con questa videoguida abbiamo spiegato come funziona la strategia doppio piramidale col bot Tradesanta su Binance Exchange. Nella didascalia sotto avete i miei link per registrarvi. Un saluto da Mr. Crypto, ciao ciao a tutti, un saluto da Mr. Crypto.